io ho avvertito ovviamente doverosamente anche i presidenti di Camera e Senato, oltre che i leader dell'opposizione, che stavo per firmare questo DPCM e che stavo per poi illustrare anche pubblicamente queste misure. Contemporaneamente ho avvertito anche i presidenti di Camera e Senato che andrò in Parlamento appena possibile, martedì e mercoledì. In questo caso abbiamo dovuto adottarlo perché avete visto anche i numeri di quest'oggi. La curva del contagio è preoccupante, i numeri sono seri, la situazione è critica, quindi c'era l'urgenza di intervenire. Il confronto col Parlamento quindi ci sarà, se non martedì, mercoledì, adesso attendo, essendo ospite, di conoscere, diciamo, la data fissata, il momento fissato. E direi che continueremo costantemente a confrontarci su quelle che sono, su quella che è l'analisi della curva epidemiologica. Ricorderete che il ministro Speranza è stato di recente in Parlamento per analizzare questa nuova fase, questa nuova ondata. Ritornerò anch'io e sarà un confronto costante.